Era la canzone, eravamo due amici al bar. No, io stavo dicendo, ma non so, i ragazzi plastici siamo noi, una roba così. In queste posizioni, un po' così, buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Come promesso ieri, ritorna Marco Calzolari. E oggi vi vogliamo parlare del nostro passato da top model, perché queste pose effettivamente richiamano, no? Effettivamente le nostre sfilate migliori. Siamo anche rimasti nella storia, infatti tutti si ricordano di noi. Va bene, allora, allegra comitiva come sempre qui a Due Chiacchiere in Cucina, non solo noi due, ma anche tutta la troupe che c'è alle vostre spalle, perché alla fine voi vedete quello che vedono loro, e che è sempre ovviamente pronta per intrattenervi, per darvi le idee tramite noi di nuove ricette, di informazioni, insomma per passare questo un po' di tempo insieme e condividere tante cose e tanti sorrisi, poi alla fine sono le chiacchiere, si fanno per stare bene. Allora, prima di tutto però fondamentale, siamo un programma che parla di cucina e quindi quali saranno le due ricette che vedrete oggi? Allora, oggi parliamo di riso, ma lo facciamo al forno, Leo. Quindi prepariamo una cosa un pochino alternativa, anziché fare la classica pasta pasticciata, prepariamo il riso al forno. Ok. Per la seconda ricetta. Detta così però hai detto niente. No, poi svegliamo tutto quanto. Sì. No, ma vieni qua dietro, quindi io mi devo alzare, non no, ho no, capito. stai così. Serve il montacarichi per tirarmi su. Ok, poi dopo il riso? No, dopo il riso ti faccio un finto macaron. Ah, nel senso che dolcetti meravigliosi, esatto, francesi. Prendiamo spunto proprio dai macaron e faremo una sorta di appetizer salato però. Fantastico, ma è macaron o macaron? Io non sono madrelingua come te. Lo scopriremo tra poco, dopo aver brindato ovviamente con la nostra acqua buona. Salute. Vi lasciamo poca pubblicità e tra poco vi diremo se si dice macaron o macaron o tutte e due. Hai già bevuto? Ah, che carino. Avevo sete, scusa. Eccoci pronti per cominciare Due Chiacchiere in Cucina. Marco Calzolari, il nostro gentleman for dinner. Ok, piace. Delle pronunce. La giornata delle pronunce, wow, è vero. No. Vi avevamo promesso che avremmo finalmente capito come si pronunciano i macaron o macaron o macaron. Allora, se la pronuncia inglese è macaron, se è francese è macaron. Cioè, accentuano un po' la Cina, macaron, ok. Beh, ci piace, bene. Bravo. Quindi chiamate. Dice lode. Dice lode. Grazie, finalmente avrò anch'io la mia stemmina. Del bravo studente. Allora, cominciamo con la prima ricetta. Yes, faremo riso. Questo riso al forno. Allora, andiamo a vedere subito quali ingredienti ci occorrono per prepararla. Apriamo la nostra cloche e andiamo a rivelarli. Allora, serviranno, o comunque useremo, 250 g di riso, 180 g di formaggio semistagionato, 100 g di piselli, 100 g di prosciutto cotto a cubetti, poi del prezzemolo, del sale, del pepe nero, dell'olio extravergine di oliva e 40 g di parmigiano. Proprio detto anche in ordine, proprio come finitura. Bravo, molto vedi che lo sai già. Vedi che lo sai già. Che no, perché di solito qualsiasi cosa sia, almeno che non sia un brasato, ci si mette del grano sopra, per quanto ci riguarda. In Italia del grana padano, del parmigiano reggiano, del pecorino, insomma quello che la regionalità poi consiglia. E che ci piace comunque. E che ci piace. Ok. Allora, partiamo dal riso. Allora, il riso io in questo caso l'ho già cotto, perché il processo, anche se andiamo poi con una cottura al forno, un minimo di bollitura lo dobbiamo fare. Il consiglio è, quando decidiamo di fare un qualcosa al forno, che sia la pasta o che sia il riso, sai che bisogna sempre trattenere qualche minuto di cottura. Ok. Perché poi continua all'interno del forno. Senti una cosa, va bollito o fatto al vapore?
migliore. No, no, allora va bene in entrambe le soluzioni, non c'è problema, anche perché va cotto in acqua, non serve brodo, quindi va bene sia cotto al vapore che lessato. Io l'ho lessato togliendo 3 minuti dalla cottura, quindi se sulla nostra confezione del riso c'è scritto 16 minuti di cottura, togliamo semplicemente 3 minuti. Perfetto. L'ho scolato. A casa mia fa 13, vedi, però no, ti sto tenendo così, bello allenato. Così, proprio per mettermi sull'attenti. E una volta scolato ho messo veramente un filo d'olio, ma giusto perché non diventi tutto una palla di riso unica. Poco poco olio, e dopo ti spiegherò anche il perché. Domanda, tu l'hai lessato in acqua salata. Sì, ho già messo l'acqua andiamo con già il a sale, esattamente. Per fare naturalmente partendo anche dall'idea della pasta al forno, solitamente cosa andiamo a fare? Andiamo a fare comunque una salsa o un qualcosa di cremoso per andare a mescolare la nostra pasta. In questo caso il riso non andiamo a metterlo con una besciamella o una salsa, ma sfruttiamo proprio il formaggio. Perché semistagionato? Perché praticamente riusciamo ad ottenere le due cose che ci servono, ovvero un minimo di cremosità, dato dal fatto che appunto non è troppo stagionato, quindi resta l'effetto filante. Seconda cosa però, abbiamo già un sapore un attimino più deciso e ci permette anche di tenere un po' quella che è la forma se facciamo appunto dei piccoli pezzettini. Come procediamo? Allora, andiamo a mescolare in una boule un attimino più grande il nostro riso assieme ai piselli. I piselli possiamo decidere di scottarli lievemente in acqua bollente, quindi magari l'ultimo minuto in cui stiamo cuocendo il riso possiamo anche già unire i piselli, se no gli diamo una passata al microonde, anche perché in questo periodo per forza di cose li utilizziamo surgelati. Sconsiglio di utilizzare quelli in barattolo, perché hanno sempre un processo di cottura preventiva, li fa diventare un pochino più grigi, effettivamente. Sì, è vero. Oltre al fatto che restano davvero tanto morbidi, poi quindi poi mescolandoli rischiamo di andare a sfaldare tutto quanto. Uniamo il prosciutto a dadini in pari quantità rispetto ai piselli, quindi diciamo che sono un po' gli ingredienti che troviamo anche sul riso alla cantonese. In questo caso vado ad aggiungere un pochino di prezzemolo tritato, che mi piace perché dà un pochino di freschezza. E adesso inizio ad affettare il mio formaggio semistagionato. Facciamo un bel po' di cubetti, indicativamente per questa quantità di riso andiamo sui 150 grammi indicativamente. Lo andiamo a mescolare poi direttamente all'interno del nostro preparato. Ti stavo dicendo prima, non esageriamo con l'olio, perché? Perché nel momento in cui andiamo ad utilizzare un formaggio di questo tipo, il passaggio in forno fa sì che tutta la parte grassa, quindi in realtà l'olio che c'è all'interno dei nostri alimenti, fuoriesca. Quindi la parte del condimento verrà data direttamente dal formaggio che rilascia i suoi grassi e i suoi oli. Quindi per non avere un prodotto finale eccessivamente condito, sappiamo che comunque ci basta quello che c'è all'interno del nostro formaggio. Che voglio dire, è anche a livello di equilibrio, non solo di sapori, ma anche del valori nutrizionali del piatto, ne guadagna. Assolutamente, no? Sì. Questo. Assolutamente. Ma tra l'altro il riso è fantastico, perché a parte insomma nella cultura mediterranea, insomma, ma anche dell'Italia, il riso si usa tantissimo sotto forma di risotti, sotto forma di insalate, come abbiamo poi ereditato il fatto di usarlo come sostitutivo del pane, no? in tante preparazioni e cose varie, ma ci sono dei paesi in cui il riso veramente è parte fondamentale della cultura e quindi diventa anche simbolo di tante cose. Per esempio parliamo in Oriente, ovviamente, dove il riso è come per noi il pane, no? È come per noi la pasta, cioè la cosa fondamentale, diventa anche simbolo di vino, di vita, di fertilità, di abbondanza, un simbolo ben augurante. Ci sono tantissime leggende legate a questo. Pensate che addirittura veniva considerato proprio un regalo divino nel momento in cui c'era stata una carestia o comunque un momento di difficoltà, erano le lacrime
del divino che venivano versate in un lago in forma di semi, e questi semi diedero poi vita alle piante di riso che vengono coltivate in acqua. Quindi tantissima, tantissima è la simbologia, e varia la simbologia per quanto riguarda questa pianta, addirittura considerata sacra dall'imperatore cinese Qinlong nel 2800 a.C., insomma proprio con un'ordinanza impose a tutta la famiglia imperiale di presiedere alle cerimonie per le seminagioni del riso, tutto quanto. Quindi tanta è l'importanza di questo, di questa pianta. Insomma. Il riso possiamo scegliere nel caso del riso al forno, il riso che preferiamo. Io adesso ho utilizzato comunque un vialone nano che avevamo qui in cucina, però se effettivamente lo vogliamo fare anche con un riso semi-integrale, piuttosto che andare anche su i chicchi un pochino più sottili, risi naturalmente di derivazione asiatica, questo piatto si presta comunque benissimo in tutte le soluzioni. Prestiamo magari solo attenzione nel momento in cui decidiamo di farlo con il riso nero o il riso rosso, che hanno dei tempi di cottura molto più lunghi e tendono poi nel passaggio in forno ad aprirsi lievemente. Quindi ecco, magari teniamoli per la classica insalata di riso freddo, certo, se vogliamo sperimentare un pochino, però per una soluzione come questa dove c'è il passaggio in forno e quindi c'è una doppia cottura, prima in acqua e poi appunto in alta temperatura in forno, cerchiamo comunque di evitarlo. Anche ecco, perché certe tipologie di riso che si trovano in commercio, soprattutto nero o rosso, a volte hanno una precottura, vero? Lì bisogna quindi sempre controllare, esatto, sulle confezioni, perché tanti prodotti adesso, proprio per venire incontro anche un po' alle esigenze, diciamo, del giorno d'oggi, effettivamente anziché andare a bollirlo per 40 minuti, perché ad esempio il riso nero può arrivare anche a così tanti minuti di cottura, soprattutto con l'integrale anche, bravissimo, ci sono poi delle soluzioni dove il riso viene già precotto, viene poi disidratato nuovamente, però quando lo vai a cuocere effettivamente ha già un tempo di cottura comunque diverso. È vero, le prime volte che, dimmi, si acquista, non so se vi è mai capitato, si acquista il riso integrale, che uno dice vabbè dai mi faccio un po' di riso integrale, poi l'integrale velocemente è sinonimo sempre di salute, e quindi dice provo, mangio tra un quarto d'ora, vorrei mangiare, in realtà si legge l'etichetta 40, 35, 40 minuti di cottura, credo che un po' questa mezza sincope. Secondo me il riso, quando vogliamo fare un riso semi-integrale o riso nero, andrebbe praticamente acquistato di pari passo anche una cuociriso, in modo che tu la programmi e sai che allora a quell'ora lo troverai pronto, perché sennò diventa un attimino difficile. Comunque, ho fatto tutti i miei cubetti anche di formaggio, lo mescoliamo al riso, piselli, il prosciutto, un pizzico di pepe, sì, e vado ad aggiungere anche un pochino di sale, non tantissimo perché abbiamo la sapidità del formaggio, però avendo sciacquato il riso con l'acqua fredda quando l'abbiamo scolato, parte della sapidità viene comunque slavata via, okay, quindi un pizzichino di sale lo possiamo aggiungere. Io in questo caso, ti dicevo Leo, sono rimasto abbastanza sul basico per quanto riguarda il condimento, nel senso che mi piaceva l'idea di fare i piselli e il prosciutto richiamando un pochino il riso alla cantonese, anche se poi lo stiamo preparando in un modo lievemente diverso. Però insomma possiamo spaziare anche un pochino con la fantasia, quindi se vogliamo sostituire il salume con un'altra soluzione, piuttosto che introdurre magari quando si andrà più verso la stagione primaverile qualche ortaggio nuovo, gli asparagi eccetera eccetera, vanno assolutamente benissimo. Perfetto. Arrivato a questo punto, che cosa facciamo? Prendiamo la nostra teglia, forno, sì, e andiamo ad ungerla lievemente. Questo ci serve solo perché non vada ad attaccarsi lo strato che è subito a contatto. Vuoi una mano? No, guarda, oggi tu, so che ti sei offerto solo ed esclusivamente, sì, perché io ti avrei detto di no. No, 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 assolutamente no, perché insomma magari insomma, qualcosa da imparare, niente, mi fanno fare niente. No, oggi sei sollevato da ogni incarico, sì, guarda. Sai che poi intorno al riso, sai, per esempio i giapponesi sono famosi per il sake, no? Mm-hmm. Che è cosiddetto vino di riso, perché poi in realtà è un cereale il riso, quindi bisognerebbe chiamarlo birra di riso forse. Vero. Perché effettivamente ha senso, potrebbe essere questa, che però ereditarono dai cinesi,
quindi venne introdotta dalla Cina al Giappone questa abitudine di consumare il sake. E tra l'altro era così sacro che effettivamente venivano apposte proprio nel Palazzo Imperiale di Nara, c'erano delle stanze apposta per la fermentazione del riso, proprio come se fossero proprio degli scrigni che contenevano preziosi, e il sakè veniva bevuto solo in determinate cerimonie, solo dalla famiglia imperiale in determinate situazioni che seguivano il culto. Poi ovviamente si è diffuso, è stato, però sempre si è osservato quando lo bevono c'è sempre un cerimoniale, no? Dei gesti precisi, una postura precisa, e questo è molto bello secondo me, un po' come noi quando assaggiamo il vino e si sentono i profumi, tutto il resto, poi insomma, vedremo, come vedete sempre i nostri sommelier, e lo vedrete anche dopo. Unta la teglia, andiamo a mettere tutto il nostro preparato all'interno. Che è tutto a freddo, ricordiamo. Sì, in questo caso tutto è tutto a freddo perché si lavora meglio, anche perché sennò il formaggio con il riso caldo iniziava già a sciogliersi in questa fase. Queste sono preparazioni che io amo, perché puoi già cominciarle a mangiare mentre le fai, vero? Allora, noi abbiamo già riscaldato il forno, sì, preriscaldato, mettendolo al massimo della temperatura e attivando il grill, perché adesso andremo, proprio perché sono già cotti tutti questi elementi, andremo a dare solo una parte di crosticina. Perfetto. Sopra, una rosolatura veloce. Questa la andiamo ad ottenere anche proprio grazie al parmigiano, infatti è l'unico ingrediente che abbiamo tenuto da parte, perché andiamo a fare proprio la classica spolverata che facciamo anche appunto sulla pasta al forno, sulle lasagne. Mettiamo il grill, come dicevamo, al massimo, otteniamo una bella crosticina, quindi diamo magari un occhio al forno mentre prepariamo appunto quest'ultimo passaggio. Non ci sono in realtà dei minuti da rispettare di cottura perché è tutto già cotto, però diciamo che indicativamente in 3-5 minuti al massimo temperatura abbiamo già la nostra crosticina sopra. Quindi un grill ventilato statico? Possiamo metterlo ventilato, assolutamente. Perfetto. Allora, grazie. Andiamo in forno e aspettiamo che il miracolo del forno succeda, perché tutto quello che poi esce dal forno è sempre ricco di gusto. Allora, noi ci fermiamo un attimo, vi lasciamo i nostri consigli per il benessere fisico, quindi sentiamo cosa ha da consigliarci Alberto Piovan e poi ritorniamo in cucina. Continuano i momenti della mia palestra preferita in cui la fatica la fa Alberto Piovan. Questo non ho mica capito, sì, perché. Sì, ma perché io devo imparare, quindi tu essendo meraviglioso maestro in tutto questo, molto preparato, infatti sono molto felice che tu ci dia dei consigli portati insomma in linguaggio semplice e consigli utili da fare a casa, ma comunque sempre cose di cui ci fidiamo, perché sei sempre molto bravo. Dovrei provare a brevettare un sistema di allenamento dove mi alleno io e do risultati agli altri. Guarda, io, per quanto riguarda l'entusiasmo, allora senti una cosa, ci lavoriamo, ce ne vorrà di tempo, però intanto io rimango nel mio ruolo. Abbi fede. Okay. Continuerò. Allora, senti una cosa, Alberto, parliamo di fianchi. Sì. Ok, esercizi per i fianchi. Perfetto. Allora, esercizio per i fianchi, il fianco lo intendiamo come una zona del corpo, perché non esistono i fianchi. Cioè, anatomicamente noi abbiamo il retto dell'addome e a livello posteriore abbiamo quelli che sono i lombari, che poi si agganciano al dorsale, che poi parte il gran dentato, eccetera, eccetera. Ma non è che c'è una zona specifica, cioè lavorare i fianchi significa mettere in sinergia i distretti muscolari, diciamo, periferici al tronco. È un po' una zona di confine, diciamo così. Esatto, eh? È una zona del confine, specialmente anche per noi uomini, cioè il confine che ti dice... Il confine tra la gioventù e l'età adulta, esatto, diciamo così. Però contrastiamoli. Sì. Allora, per contrastarli noi andremo a fare un esercizio di molleggio utilizzando la tecnica del plank laterale. Ok, quindi sì, mi vado a posizionare a terra, ok, in questo modo, e vi faccio vedere la versione proprio start, quindi semplificata. In primis vado a posizionare avambraccio e mano aperta bene a terra, dove vedete il mio gomito cade, sì, proprio perpendicolarmente alla spalla, quindi non è troppo in là o non è troppo sotto, ma è
Okay. Perpendicolare. Perfetto. Dritto. Poi allineo bene il corpo. Vedete che testa, petto, gambe sono allineate. Ok. La gamba sotto la ruoto indietro di 90 gradi, vedete? Ok, questo piegata, è l'angolo, perfetto. Che così potete vederla bene. Dopodiché se lo piegate ancora divento un cigno tipo origami. Ecco. Scusate l'interruzione. Ora, fatto questo, la gamba, questa qui che io ho sopra, sì, la vado completamente ad ignorare perché il lavoro dovrà essere fatto sulla gamba sotto piegata e sul mio busto, ovvero vado a fare fulcro di spinta tra la mia coscia, vicino al punto del ginocchio, e il mio gomito per andare a sollevarmi. Ah, ok. Vedete, la gamba qui è completamente assente. Non fa da perno in nessun modo. Questo, chiaramente, torno su. Nel momento in cui scendo, vado a sfiorare il pavimento per poi ripartire in questo molleggio. Allora, fondamentale, ricordatevi, ginocchio e il gomito sono gli appoggi a terra. Esatto, ginocchio e gomito. Soprattutto posso eseguire questi molleggi oppure posso mantenere anche questa posizione per 10-20 secondi, la classica isometria. Sì, è vero, di cui si sente molto parlare. Quando questo esercizio facilitato diventa troppo semplice, possiamo impiegare le gambe tese una sopra l'altra e non usare più il ginocchio, ma sollevare interamente il corpo. Allora, io lo manterrei sul semplice. Per ora, ma per i più temerari, per i più temerari avete la possibilità. Grazie mille, Alberto Piovani. Grazie a voi. Al prossimo consiglio. Il forno ci sta regalando questa meravigliosa soddisfazione, noi già l'abbiamo spiato. Questi profumi dal vetro. Sei pronto? Sì, sono pronto. E voilà. Prontissimo. Allora, lo sformato naturalmente, il nostro riso assomiglia a uno sformato in questo caso, perché abbiamo la bella crosticina sopra, quindi sembra davvero la pasta pasticciata, la pasta al forno. Il grana, come vedi, si è sciolto per bene e ha fatto naturalmente tutto quello che è la crosticina sopra, il suo dovere, e dentro invece il formaggio avrà amalgamato tutti gli ingredienti sostituendo la besciamella nelle preparazioni. E poi la cosa bella, che mi sembra di vedere già, che il riso rimane comunque sgranato, quindi non sarà un qualcosa non è pressato. Esatto. Però sarà ovviamente amalgamato dal formaggio. I profumi sono meravigliosi, rifatelo perché ne vale veramente la pena. E bevetevi un buon bicchiere di vino. I nostri sommelier di Ace Veneto vi consiglieranno quello perfetto. Vado. Appuntamento con Ice Veneto, anche oggi qui con noi Giampaolo Breda. Buongiorno. Buongiorno a te, mio caro. Allora, anche oggi partiamo con un primo piatto, questo riso al forno, dove abbiamo utilizzato un formaggio semistagionato. E che cosa ci proponi per questo inizio? Ho voluto giocare facile, allora siamo andati con un prodotto che è un'icona del Made in Italy nel mondo, il Prosecco. Okay. Il Prosecco ormai tutti a casa hanno una bottiglia di Prosecco. In questo caso siamo nella zona di Asolo, allora diciamo che l'eccellenza per quanto riguarda la parte enografica del Prosecco viene definito superiore nella zona di Conegliano, Valdobbiadene e come in questo caso Asolo. La bottiglia è sempre molto particolare, la champagnotte, quindi molto resistente per contenere questa sovrappressione sempre importante. Abbiamo l'abbinamento per contrapposizione, quella tendenza dolce con l'acidità e l'effervescenza, perché il Prosecco sappiamo che è un vino piuttosto vivace. In questa veste è un extra brut. Poi esiste il brut, l'extra dry e via dicendo, a seconda del residuo zuccherino. Quindi in questo caso è quello che contiene meno quantità di zucchero in assoluto. Bellissimo questo effluvio di bollicine e questa corona, ecco, che si va a formare in superficie.
l'aspetto fruttato ci ricorda la mela, la pera, a volte quella pera Williams che attraverso un gioco di evocazioni così ci viene subito in mente, e una nota molto floreale, fine ed elegante. Proviamo ad assaggiarla assieme. Ecco, la facilità del sorso è proprio il valore in genere del prosecco, perché è un vino che si adatta bene a diversi tipi di pietanze, può essere con un entrée, un aperitivo, un piatto piuttosto semplice o anche un brindisi in compagnia, perché quando c'è una bollicina, insomma, il richiamo è sempre dietro l'angolo e quindi in altri calici. Benissimo, allora salute di nuovo. Io adesso, Giampaolo, ritorno in cucina, andiamo a preparare una seconda ricetta. Tornati a Due Chiacchiere in Cucina, siamo tornati a cucinare perché adesso è il momento di proporvi la seconda ricetta di oggi. Insomma, abbiamo cominciato facendo questa ricerca sulla pronuncia corretta del nome macaron, macaron oppure macaron, insomma quello. I famosi dolcettini, no? Le due semisfere con dentro la ganache, di vari gusti, vari colori, tutto il resto dolci meravigliosi che noi faremo salati. E qui sta. Infatti è un finto macaron. È un finto macaron. Infatti a te piace fare questa cosa. Questi inganni così, sembra ma non è. Nel periodo dei fake, delle fake news e tutto il resto, noi andiamo con i finti macaron. Allora, sì, saranno salati e li prepareremo al parmigiano con mousse di mortadella. Quindi proprio italianità, proprio centro Italia, nord centro Italia. Allora, useremo, questi saranno gli ingredienti che vi serviranno per riprodurre o preparare adesso questa ricetta insieme a noi. 150 g di mortadella, 50 g di ricotta, 60 g di panna fresca e 120 g di farina. Useremo anche 40 g di parmigiano, un uovo, 75 g di burro, pepe nero, sale, granella di pistacchi e semi di sesamo. Questo è l'elenco degli ingredienti. Esatto. È bellissima questa cosa, no? Sto cercando di immaginarmi, perché siamo abituati, che ne so, prendi al profumo di rosa, quelli al cacao. In realtà saranno un po' più rustici questi nostri macaron. Quindi tu li vai a collocare un po' come aperitivo, spuntino? Sì, può essere comunque un aperitivo molto carino, una merenda volendo. Mi piaceva proprio l'idea di utilizzare, diciamo, l'estetica del macaron per fare questa sorta, sarà una specie di sandwich, però con l'involucro croccante, perché saranno dei biscotti praticamente che andiamo ad utilizzare, sorta di frolla. Molto spesso le preparazioni più tradizionali, più caserecce, è bello collocarle anche magari in pranzi formali o in situazioni formali, tutto giusto. Sta a dargli una confezione elegante e carina. In questo caso una citazione ai macaron ci sta. Allora, iniziamo lavorando la nostra ricotta con la mortadella, quindi creiamo proprio quello che sarà il ripieno del macaron. Come giustamente tu stavi dicendo poco fa, c'è praticamente una ganache solitamente all'interno del macaron. Noi andiamo invece a realizzare una sorta di mousse, quindi sfruttiamo la nostra ricotta assieme alla mortadella. Quindi andiamo a lavorare il tutto all'interno di un mixer, di un food processor. Cerchiamo di fare naturalmente la mortadella un attimino a dadini, insomma di agevolare un pochino anche il lavoro del nostro mixer. In questa preparazione ci andrà anche della panna, Leo, però la panna, proprio perché vorrei mantenere comunque un pochino di spumosità, vorrei montarla lievemente. Quindi quindi per rendere un po' più per far sì che non sia una sorta di patè, ma che sia effettivamente un pochino alleggerito il tutto. Quindi facciamo un pochino di dadini con la nostra mortadella e andiamo a tritare così semplicemente con la ricotta. Io non andrei ad aggiungere né sale né pepe,
nella prima parte della lavorazione. Quando li abbiamo frullati, naturalmente andiamo ad assaggiare per capire se è necessario aggiungere qualcosina. Tra l'altro la ganache presente nei macaron tradizionali, almeno quelli fino prodotti fino a qualche decennio fa, no? Quelli famosi della Maison La Durée, che sono dei gioielli proprio, vengono venduti in questi cofanetti piccolissimi, sembrano veramente del prodotto di arte orafa e sono buonissimi. La maggior parte era prodotta con la ganache ai lamponi. Questa era proprio la ricetta classica, proprio con la ganache ai lamponi. Ma la cosa che incuriosisce, perché effettivamente adesso in Italia sono diventati più popolari, si conoscono di più e si ha anche modo di trovarli molto spesso in tantissimi punti. Però il macaron è sempre stato un portabandiera francese come prodotto e come dolce. Ma a quanto pare un po' di Italia c'è. Come sempre in qualcosa di francese, e in tutto questo credo che la responsabile sia, come lo è già stato per tante altre cose, Caterina De Medici, che ovviamente quando andò in sposa in Francia portò con sé non solo le stoviglie, non solo le abitudini, non solo i cuochi italiani, ma tantissimi prodotti e tantissime preparazioni, tra cui gli amaretti, perché lei amava tantissimo gli amaretti, che conosciamo benissimo. E sembra proprio che il macaron poi modificato, tutto il resto, ma abbia origine proprio dall'amaretto, anche la forma, perché non era due dischi una volta, era solo un disco e riprendeva un po' la cupolina dell'amaretto. Anche il nome sembra che arrivi da amaretto, perché i francesi non riuscivano a pronunciare amaretto e quindi venne un po' storpiato e divenne macaron. Invece c'è un'altra teoria che macaron derivi da macaroni, cioè il modo maccheroni, il modo che avevano i francesi di chiamare gli italiani, quindi essendo un dolce che arrivava dall'Italia c'era questo modo di, insomma, questo appellativo che veniva dato, e da lì poi la lingua si modifica, è una lingua viva e quindi si arriva proprio a vari cambiamenti, no, nel nome. Allora Leo, io ho tritato la nostra mortadella con la ricotta. Se la ricotta è molto asciutta e quindi facciamo fatica a frullarla, aggiungiamo magari un cucchiaio di panna prendendola dal totale che ci serve. Okay. L'altra andiamo a fare praticamente una panna semimontata, cioè velocemente andiamo o con la frusta a mano o sempre con i nostri mixer a montarla lievemente. Serve per dare più spumosità alla base che abbiamo frullato in precedenza. Anche perché magari per diciamo così, l'assemblamento c'è bisogno di un po' più di sostegno? Serve naturalmente che sia sostenuta, però ripeto, mi piace anche che sia quasi effetto salsa, ok? Quindi quando abbiamo incorporato un pochino di aria, naturalmente abbiamo già fatto il nostro. Possiamo unire i due composti e li teniamo ovviamente in fresco finché non sarà poi giunto il momento di incorporare una preparazione all'altra. Quindi andiamo a trasferire tutto assieme. Comunque vedi, cioè, l'idea dell'amaretto c'era, perché i macaron, quel dolce ovviamente di cui stiamo parlando, avevano proprio la loro origine, proprio un dolcetto alla mandorla, e quindi voglio dire, l'amaretto c'entra. Più simile di così. Ma infatti i macaron vengono fatti esclusivamente con la farina di mandorle, certo, appunto. Allora, mescoliamo la nostra preparazione e poi adesso ci dedichiamo invece a quello che è proprio l'involucro. L'involucro sarà una sorta di biscotto, una sorta di frolla salata. La frolla in questo caso la andiamo a preparare con un burro morbido. Sai che spesso quando prepariamo comunque dei biscotti, anche utilizzando la sac à poche, la sparabiscotti, sì, io consiglio sempre di preparare il burro già bello a temperatura ambiente, perché deve essere naturalmente morbido e riusciamo a lavorarlo così nel migliore dei modi con gli altri ingredienti. Quindi burro lo dobbiamo togliere praticamente dal frigo anche un'ora prima, cerchiamo di avere ovviamente un burro pomata, si dice. Perché poi il fatto di farla riposare in frigo serve, perché questo burro... Allora, lì dipende da che cosa devi realizzare, o meglio, se vogliamo fare una classica frolla da stampare con il tagliabiscotti, ad esempio,
come facciamo anche per dirti per la crostata, sarebbe meglio fare il riposo. Se invece vogliamo fare un qualche cosa, tipo i biscotti con la sac à poche, con la spara biscotti, è sempre bene invece lavorarla subito, perché deve essere morbida. Perché rimane morbida. Infatti, okay, è per quello perfetto. Che ti sto dicendo, adesso lo lavoriamo già con il burro morbido. Per quanto riguarda l'uovo, utilizziamo solo il tuorlo. Sì. Io ho messo il parmigiano, la farina, serve ovviamente il burro morbido, come dicevamo. Mi dai una macinata di pepe qui all'interno, sì. Leo, per favore? Grazie. Dimmi quanto. Vai, vai, abbondiamo, perché comunque è un elemento che ci piace. Ok. E poi andiamo ad aggiungere anche dei semini di sesamo. Sesamo tostato, che dà un attimino più di sapore. La granella la utilizziamo invece in un secondo momento. Quindi adesso andiamo a mescolare il tutto. Ti dicevo, il burro deve essere bello morbido, proprio okay. perché riesce a lavorarlo subito. Però non sciolto, non è che no, deve metterlo bravo, al microonde a scioglierlo. Bravissimo. Anche perché se mettiamo, visto che si tratta comunque di una sorta di frolla, il burro fuso con la farina non si va mai ad amalgamare bene. Quindi in realtà otterresti un qualcosa di estremamente untuoso che non riesce a lavorare una particolarmente pappetta. Bene. Quindi non va mai fuso in realtà il burro quando okay. facciamo una lavorazione di questo tipo. Va bene per i dolci, va bene certo, quando fai certo, le torte, sì. tipo le ciambelle, cose di questo tipo, ma non serve nel momento in cui lavori la farina per una frolla. Veramente, questa sarebbe un'idea carina per una tesina a scuola. Come l'utilizzo del burro nei dolci. Le consistenze del burro. Così sarebbe una serie televisiva, secondo me. Un film. Ricca. Le consistenze del burro. Se qualcuno lo vuole fare, regaliamo l'idea. Sì, dai. O se no, insomma, lanciamo noi, candidiamoci, cioè, voglio dire. Se no? già esiste, diceci dove. Okay. Però è bello fare creare proprio una specie di glossario, no? Vedi che il burro piano piano in questo caso va a recuperare tutti gli elementi secchi. Quando arriviamo a non trovare più una parte farinosa all'interno della ciotola, vuol dire che l'impasto è pronto. Io si può procedere in diversi modi per realizzare questa sorta di macaron. Diciamo che l'utilizzo di uno stampo sì. o della sparabiscotti è sicuramente l'ideale. Questo perché i macaron sono tutti uguali fra di loro. Cioè quando tu okay. vai ad acquistare i macaron non c'è il pezzo sopra più grande rispetto a quello sotto. Quindi per essere più precisi, lo stampino rotondo classico o comunque la sparabiscotti sappiamo che ci danno la stessa quantità o la stessa forma. La sparabiscotti, per farvi capire, perché magari uno non la conosce, noi l'abbiamo già usata un sacco di volte, però è questa. Esatto. È questa specie di troc. No, giusto? Bravissimo. Questa cosa. E ogni volta che... naturalmente la frolla va... cioè esce nella stessa quantità, quindi tutti i biscotti mi diventano uguali. Qui c'è la formina. La cosa che dobbiamo evitare è di farli a mano, perché naturalmente se li andiamo a fare a mano, per quanto siamo precisi nel fare magari una pallina, non verranno mai tutte uguali. Quando abbiamo questa consistenza, che quindi il burro è ancora un attimino... Non ricordo, tu hai messo il sale lì? Non ho messo sale perché c'è il parmigiano. Ah, ok, perfetto. Quindi in questo caso non ci serve, ok? Quando vogliamo lavorare la frolla che è ancora così morbida, se non la lavoriamo nella sparabiscotti, dotiamoci sempre comunque di un foglio di carta da forno. Quindi andiamo ad appiattire lievemente la nostra frolla, la copriamo e poi andiamo ovviamente con il nostro mattarello. Che bella! Spessore, non dobbiamo farli troppo sottili, vorrei che fosse comunque almeno un 5-6 mm come spessore, quindi cerchiamo di stenderla non eccessivamente. Io mi sono già preparato uno stampino, in questo caso, di una forma non esageratamente grande. Ricordiamo che il macaron ha comunque le sembianze di un pasticcino, quindi non è troppo troppo grande. È piccolino. Okay. Tra l'altro, tra le curiosità sui macaron, prima abbiamo parlato della Maison La Durée, no? Che ovviamente ha locali in tutto il mondo e anche in Italia ed è la storica casa produttrice di macaron. Un altro nome che vi può servire o interessare per conoscere la storia è Pierre Hermé, che è proprio il pasticcere che ha dato vita a tutti i tipi di macaron diversi, quindi vari colori, varie cose, vari sapori e via. Va bene, una notizia, quanto in forno? 15 minuti, 180 gradi, forno statico. Perfetto. Semplice, semplice. Andiamo in pubblicità e tra poco continuiamo la lavorazione di questo piatto. E controllare
controllati tutti a uno per uno. Allora, so che li hai controllati anche tu perché ne manca uno, però va bene lo stesso. Ne manca uno, davvero? Sì, no, non me ne sono accorto. Allora, quando sono ben dorati e freddi, naturalmente, quindi li dobbiamo far raffreddare. Li stiamo girando. Le giriamo una metà, perché come ogni macaron che si rispetti, deve essere farcito. Okay. Abbiamo trasferito la nostra mousse di mortadella all'interno di una piccola sac à poche. Andiamo a fare i ripieni centrali. Per completare questa soluzione ho deciso di utilizzare della granella. La granella la giriamo semplicemente così all'interno del macaron, quindi c'è un po' anche l'effetto sorpresa, tra virgolette, crunchy, ok? Quindi la granella di pistacchio, che era tra gli ingredienti, se ricordate. Esatto. Io una cosa che volevo ricordare, scusami, la cottura in forno. La cottura in forno in 15 minuti, forno statico per... indicativamente 180 gradi, okay. Ti dico indicativamente sono una quindicina di minuti, perché dipende anche dallo spessore che gli facciamo. Comunque devono dorarsi lievemente. Andiamo... Vedete, i nostri sono circa 5-6 mm, non di più. Esatto. E poi la cosa bella è che al morso saranno friabili. Assolutamente. Quindi sì. L'idea della mousse all'interno è fondamentale, perché tiene fa un po' da collante, no? Cioè quindi pensateli proprio in questo modo. Guarda che belli che sono! E voilà, il gioco è fatto. Perfetti per un'ora del tè, perfetti per un aperitivo, insomma veramente anche molto molto eleganti da tenere, anche per chi tiene al bon ton. No? Sì, in assolutamente, assolutamente. Ci sta. Vedi che ne avanza uno, noi, lo sapevo. No, no, guarda, facciamo così, perché sì, ci va un po' di struttura in altezza, non avanza, vedi, non ne avanza uno, li calcola giusti, sapete. Mi dispiace. Va bene, andiamo a sentire il consiglio dell'abbinamento col vino, sommelier di Ice Veneto. Caro Giampaolo, so che non ti sei fatto ingannare dal nome macaron, perché abbiamo utilizzato solo la veste estetica per preparare questo piatto, che invece parla naturalmente di parmigiano, di mortadella, quindi abbiamo comunque tutti ingredienti che ci portano verso un aperitivo. Che cosa ci proponi? Allora, con questo aperitivo sono andato nella direzione di un vino delicato, piacevole, con una buona acidità, una buona sapidità. Allora, se dovessimo cercare un vino rosato in Italia, andremo probabilmente in Puglia, l'altra direzione è vicino a casa nostra, siamo nella zona del Garda. Quindi un chiaretto di Bardolino, che già dalla veste vediamo delicatissima, con questo bel rosa, un rosa cipria. E devo dire, intrigante tutto quello che è il mondo legato a questo ecosistema e microclima in cui il Garda funge da equilibratore delle condizioni ambientali esterne, quindi crea una sorta di area a sé stante dove nascono queste chicche, quindi la delicatezza che cercheremo nella veste di questa mineralità, sapidità, quindi abbiamo detto una veste molto piacevole e delicata, dei profumi delicatissimi su delle note di rosa, petali di rosa, quindi molto e qualche accenno anche su un frutto come il lampone. Proviamo ad assaggiarlo. Ecco che questo abbinamento per contrapposizione, in cui abbiamo anche la grassezza, la tendenza dolce, trova compensazione con questa bella nota sapida, territoriale potremmo anche dire, però sempre molto molto delicata. Siamo di fronte a vini che andiamo a recensire nella nostra guida, ricordiamolo, certo. Venezia, quindi oggi una guida consultabile anche attraverso un'app e ovviamente vini che troviamo anche ai corsi di formazione che facciamo normalmente ogni semestre. Giampaolo, impeccabile come sempre, oserei dire. Grazie, grazie mille. Evviva. Vieni anche domani con noi qua. Sarò con voi. Molto bene, io torno da Leo subito. Perfetto.
perfetto, abbiamo avuto tutte le informazioni che ci servivano per degustare al meglio questi piatti, quindi abbiamo questo primo piatto, ma anche un antipasto, ma anche un brunch perfetto, questo riso al forno con tutti i vari sapori e questo formaggio semistagionato che ha creato proprio il trait d'union e vedi che il francese proprio... ha dato l'assist per questi finti macaron. Esatto. Un macaron. Con la mousse di mortadella, il pistacchio e tutto il resto. Ne manca uno, l'ho visto. No, non ne manca un nocciolo, veramente. Vabbè. Questa è diffamazione. Non è diffamazione. Perché la verità è che ne mancano due. Ti conosco molto bene. No, ne mancano due, io uno non lo mangio. Quindi devo ricercare qui uno il colpevole. Uno è un assaggio, due è mangiare. Va allora, bene. Vediamo l'appuntamento a domani, come sempre. Marco Calzolari ancora con noi per altre due ricette, altre due idee che vi regaleremo e staremo insieme ovviamente a Due Chiacchiere in Cucina. Ci vediamo domani.